Sono Laura Morante, me lo credo, e ho letto di Amedino Tombe, Stupori e Tremori. Il signor Haneda era il capo del signor Omochi, che era il capo del signor Saito, che era il capo della signorina Mori, che era il mio capo. E io non ero il capo di nessuno. Si potrebbe dire diversamente, io ero agli ordini della signorina Mori, che era agli ordini del signor Saito e così di seguito, con la precisazione che gli ordini verso il basso potevano saltare i gradini della scala gerarchica. Per cui, alla Yumi Moto, io ero agli ordini di tutti. Fa del sarcasmo, fa dell'ironia, fa della... si pone al di fuori della vicenda che lei racconta. Quindi ci sono... è un personaggio, ma in realtà sono due personaggi. La Amélie che noi vediamo agire non è la Amélie che sta scrivendo. Sono due personaggi. Io, siccome non so lavorare di tecnica, sono pessima, e allora devo lavorare su quello che la scrittura così, mi regala, diciamo, no? Era più una battaglia, diciamo, con il testo, era più un duello, un po' come fra il personaggio di Fubuki e quello di Amélie. Fu la prima parola che pronunciai alla Yumi Moto. Fino ad allora mi ero limitata ad abbassare la testa. La sfida che mi proponeva Saito consisteva nel rispondere all'invito di un certo Adam Johnson che gli proponeva una partita a golf la domenica seguente. Bisognava che scrivessi una lettera in inglese a questo signore per accettare. Chi è Adam Johnson? Ebbe l'idiozia di domandare. Il mio capo sospirò esasperato e non rispose. Era incredibile che non sapessi chi era Johnson? Oppure la mia domanda era indiscreta? Non l'ho mai saputo. Ne ho mai saputo chi fosse Adam Jones. Non c'è soltanto il rapporto fra donne, c'è anche il rapporto fra due culture. E quindi si sente, d'altronde, il suo atteggiamento verso, il suo sentimento verso la cultura giapponese è, no, tutte e due le cose, la fascinazione e l'orrore. Quindi ci sono, diciamo, l'atteggiamento, voglio dire, il sentimento di Amedino Tombe nei confronti di questa cultura giapponese che è apparentemente è anche molto cara, però è un sentimento nello stesso tempo di fascinazione e di orrore. Quindi credo che Fubuki non sia semplicemente l'incontro con una donna, ma l'incontro con una cultura, che è la cultura giapponese, con la vittima di una cultura in qualche modo, che si fa carnefice perché è lei stessa vittima di quella cultura, così, in qualche modo oppressiva, costrittiva, rispetto soprattutto alla figura femminile.